Ma quanto grasso, devo proprio dimagrire queste cosce. A me sembra tutto ok, ma hai fatto almeno il test per le gambe grosse? Ho preso tutte le misure possibili. E quanto grasso hai trovato? Beh, non lo so, ma so che devo eliminare questi maledetti cuscinetti. Dai, vediamo insieme come misurarli e farli sparire questi cuscinetti. Ciao a tutti amici, come vi avevo anticipato, oggi voglio rispondere alle tante amiche che mi hanno chiesto di fare un video su come dimagrire le gambe grosse. È un argomento che ho affrontato spesso come naturopata. Ricordo una volta una signora che mi aveva chiesto dei consigli sulla sua salute naturale, mi aveva chiesto se potevo occuparmi anche delle sue cosce grosse. Ho detto, vediamo. Non intendevo vediamo le sue cosce grosse, volevo dire vediamo cosa si può fare. Forse non era il verbo giusto in quel momento. Fatto sta che mi ha fatto vedere le sue cosce. E secondo voi erano grosse? Sì, saranno state enormi. No, erano normali, non erano grosse e meno che mai grasse. E non mi è successo solo una volta. Quindi, oggi, prima di iniziare a seguire le mie tre strategie e i miei tre trucchi per togliere la ciccia dalle gambe, vi chiederò di fare un test. Ok? Il test delle cosce grosse mi fa paura. Sì, è proprio il test delle cosce grosse, ma non c'è niente da avere paura. Prima di decidere di iniziare un programma di dimagrimento per le gambe grosse, bisogna verificare se il grasso è dato da tanto muscolo o tanta ciccia. Il test si fa così: da seduti, allungate le gambe, contraete i muscoli delle cosce e pizzicate la parte superiore. Cercate di afferrare più materia possibile. Se c'è molto da afferrare, si tratta di grasso, è il grasso che dà il volume alle cosce. Se c'è poco da pizzicare, si tratta di muscolo, è il muscolo che dà spessore e volume. Avete verificato? Sì, beh, la situazione in effetti non è così drammatica, però bene, soprattutto noi donne siamo bombardate da modelli estetici irreali, leggi Photoshop, e diventa difficile apprezzare e capire la nostra costituzione naturale, quella che ci fa stare meglio. Allora, aiutate anche le vostre amiche, condividete questo video e fate fare anche a loro questo test. E se vi chiedono dove lo avete scoperto, fate vedere anche a loro questo video. Bene, adesso ecco come intervenire per ridurre i famigerati cuscinetti adiposi delle cosce. Come sempre, serve un metodo completo che in questo caso si basa su tre strategie e tre trucchi speciali, come vi dicevo. Vi piace l'idea? Benissimo, intanto mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ed è anche il momento di iscriversi al mio canale con un clic, così è facile. E attivate le notifiche. E adesso vai con le mie tre strategie per dimagrire le cosce. 1. Alimentazione, regola d'oro, semplicità, ridurre l'apporto di latticini e grassi animali che sono i nemici delle gambe grosse quando si esagera. E andateci piano anche con i grassi vegetali e i carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, le focacce, eccetera, eccetera. E un pensiero particolare va anche agli zuccheri che spesso mangiamo abbinati ai grassi nei vari dolci e dolcetti. Sono i più difficili da smaltire. Bye bye, mozzarelline, biscottini con la crema, addio. Niente rimpianti, bisogna dimagrire le cosce. Cosa ne dite di una bella alimentazione basata su verdure e proteine magre? Secondo me è la migliore. I carboidrati, meglio se integrali, e solo al mattino e a pranzo, mai a cena. E al posto dei dolci, rivalutate la frutta. 2. Esercizio fisico. Ecco, adesso mi dirai che devo ammazzarmi di pressa in palestra. No,
No, al contrario, bisogna scegliere gli esercizi brucia grassi, non brucia calorie e che fanno massa. Dobbiamo aumentare la massa magra. Vanno bene la corsa, la camminata veloce, la bicicletta, saltare la corda, fare esercizi aerobici per bruciare i grassi come lo step o la zumba. Vanno bene anche Pilates e yoga dinamico per modellare le forme. Ma attenzione, funziona di più fare anche 20 minuti al giorno piuttosto che un'ora intensa alla settimana. Quindi è una questione di organizzazione. 3. Massaggio o automassaggio. Questo è il mio preferito. Farsi massaggiare o massaggiarsi le gambe è utilissimo per drenare, smuovere la massa grassa e stimolare la circolazione. Ecco la regola d'oro però: un massaggio ogni tanto non basta, bisogna farne un ciclo di uno alla settimana per vedere e soprattutto stabilizzare i risultati. E adesso vi servono i miei 3 trucchi finali. A proposito, vi ho detto che i mi piace sono la benzina del mio canale? Forza, siate generosi, fatemi un pieno di carburante. Pensate a tutti i video che potrete vedere. Ecco i 3 trucchi per ottenere veri risultati. 1. Perché la cosa funzioni, bisogna mettere in pratica tutte e 3 le strategie contemporaneamente. 2. Fate delle belle sedute di idroterapia a casa, cioè una doccetta alle gambe che alterna getti di acqua calda ad acqua fredda. Tonifica in fretta i tessuti e la gamba appare presto più tonica. Le parole in fretta e presto mi piacciono. 3. Bevete tanta acqua e anche tisane. Seguite le indicazioni di questo mio video o fatevi consigliare in erboristeria. Avete visto? Dimagrire le gambe non è impossibile. E se volete dimagrire le cosce in modo naturale, veloce ed efficace, ho preparato per voi 7 segreti che trovate nell'ebook all'indirizzo descritto nell'info box qui sotto. Posso dirvi che in tanti anni di professione ho riscontrato che queste 7 strategie sono quelle che bisogna conoscere e che hanno funzionato meglio. Spesso le gambe grosse, oltre al grasso, hanno anche la cellulite, ma questa è un'altra storia, ne ho parlato in questo video e ne parlerò ancora presto con altri consigli, quindi stay tuned, state sintonizzati. Ah, e non stressatevi troppo cercando di avere le gambe a stecchino impossibili da ottenere. Mantenete un approccio positivo perché aiuta di più. E se volete conoscere le frasi tratte dal pensiero positivo per il dimagrimento, c'è questo mio video, guardatelo. E noi ci vediamo di nuovo presto qui sul canale Naturalmente. Ciao! Zumba. Le grand final, voilà.